responsabilità sociale d'impresa sta assumendo importanza crescente perché è questo quello che chiedono anche i cittadini alle imprese. C'è una quota sempre maggiore di cittadini che sono disposti a pagare per il valore socioambientale incorporato nei prodotti. Nel mondo pre-globalizzazione c'era una classica divisione del lavoro tra imprese che creavano valore economico e istituzioni che si preoccupavano dei beni pubblici e delle esternalità. Nel mondo globale, con le istituzioni globali che ancora mancano e la possibilità delle aziende di andare a cercare lavoro e ambiente laddove costa meno, c'è sempre più questa richiesta da parte dei cittadini. Gli studi scientifici dimostrano che essere socialmente responsabili comporta dei costi, ma anche dei benefici molto significativi per le aziende in termini di motivazione dei dipendenti, innovazione ambientale che può creare dei vantaggi competitivi nel tempo, minimizzazione dei conflitti con i portatori di interesse, quindi riduzione del cosiddetto rischio etico. Se misuriamo quindi dal punto di vista della convenienza la responsabilità sociale, troviamo che sia in termini di rendimenti aggiustati per il rischio il risultato delle imprese socialmente responsabili è lusinghiero. Se lo andiamo a misurare da un punto di vista degli indicatori di benessere e di ben vivere, troviamo che questo vantaggio delle imprese socialmente responsabili è ancora più significativo.